Matteo Salvini è tornato in città per lanciare la candidatura bis dell'attuale sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Io credo che, come lui mi portò fortuna 5 anni fa, perché è venuto 2 volte, io me lo ricordo bene, una volta insieme a me davanti a Banca Etruria e un'altra volta facemmo un comizio in Piazza Risorgimento. Lui mi portò fortuna, ma in realtà questa città alla fine fece il suo dovere, cioè gli aretini capirono quello che doveva essere fatto e lo fecero. E mi auguro veramente che lo facciano nuovamente. Un battesimo dunque celebrato dal leader della Lega in un clima non proprio sereno per l'attuale maggioranza del governo cittadino. Era stata infatti Forza Italia con l'onorevole coordinatore azzurro Stefano Mugnai, che aveva comunque confermato il suo sostegno a Ghinelli, ad esprimere alcune perplessità sulla vicenda giudiziaria che ha investito il primo cittadino, indagato in 3 filoni della maxi inchiesta Coingas Multiservizi e Destra. Per lui le accuse sono quelle di favoreggiamento e abuso d'ufficio. Che ad Arezzo si sono fatte diverse cose buone e contiamo di farne altrettante nei prossimi 5 anni e penso che le incursioni della magistratura, e io personalmente ne so qualcosa perché sarò in un tribunale il 3 ottobre per rispondere, secondo loro, di sequestro di persona, secondo me di aver difeso il mio paese, ecco, le incursioni di una magistratura che ad Arezzo non si è accorta di chi spolpava le banche negli anni passati non devono incidere sulle scelte della città e quindi sono qua a rinnovare la fiducia in una squadra che ha ben lavorato. Aspetta che lo mando a Gianni. In città, assieme al leader della Lega, anche Susanna Ceccardi, la candidata per il centrodestra alle elezioni regionali. Una telefonata la mattina a un sindaco di tanti territori, anche quelli più periferici, il governatore della Toscana la deve fare e io credo che partirò da questo, una telefonata tutte le mattine ai sindaci, che non ci sono sindaci di zone di serie A e sindaci di zone di serie B. In questi 10 anni di governo Rossi e Giunta non abbiamo contezza di almeno un'opera strategica per la Toscana, un'opera infrastrutturale strategica per la Toscana. Ecco, io credo che dalle infrastrutture, dalla gestione dei rifiuti, o meglio, da una non gestione dei rifiuti, ci sono tante tante cose da fare, non ci sarà tempo da perdere. Vorrei veramente riuscire il 20 settembre, chi lo sa, vedremo, ad abbracciarci insieme da qualche parte e sbronzarci, perché se tu vinci e io anche insieme, io prometto che mi sbronzo. Parola a Matteo Salvini.